maltempo ha creato diversi danni e disagi in queste ultime ore dalla costa fino all'entroterra. Nel prossimo servizio curato da Filippo Pucci vediamo in sintesi alcune delle segnalazioni arrivate alla nostra redazione. Vediamo. Il ciclone in questi giorni ha colpito fortemente l'Italia centrale, le regioni più coinvolte Marche ed Emilia-Romagna. Piove ininterrottamente da ieri sera sulla città di Fano e su tutta la provincia di Pesaro e Urbino. Strade allagate, tombini che non riescono a raccogliere l'acqua, alberi caduti e mura crollate. A San Giorgio, nel comune di Terre Roveresche, una porzione di mura storiche del castello sul lato sud è crollata sulla strada sottostante, per fortuna senza creare danni e feriti. Una situazione segnalata dai cittadini già dal 2022, si legge dai social. Intanto il sindaco ha temporaneamente chiuso il tratto interessato. Ma il maltempo ha creato disagi anche in altre zone della città di Fano, come allagamenti al sottopasso ferroviario, dove è prontamente intervenuta una squadra che ha aspirato l'acqua tramite una motopompa. Rimanendo in zona nel parcheggio retrostante la ferrovia, la caditoia non è più riuscita a contenere l'acqua, formando così un grosso lago che ha creato difficoltà agli automobilisti a raggiungere la propria autovettura. In strada del Giardino, in zona Rosciano, altri residenti hanno fatto notare come la forte pioggia ha creato alcune frane. Preoccupazione anche per il torrente Arzilla, dove alcuni residenti di Gimarra hanno segnalato la non pulizia dell'alveo. La pioggia caduta in questi giorni ha riempito invece lo scavo per la realizzazione del nuovo asilo al Vallato di Fano, in zona ex aeroporto. Il canale Albani è ritornato ad avere l'acqua, ma alcuni alberi sono caduti all'interno, come anche il torrente a Torrette, dove il corso d'acqua ha portato con sé pezzi di ramaglie, foglie e cannici che hanno bloccato il deflusso nel sottopasso della statale, finendo sulla strada. Oltre Torrette, allagata anche la statale Adriatica verso Marotta e anche Ponte Sasso di Fano. Qui il nuovo sottopasso, inaugurato mesi fa, si è completamente allagato, come anche alcune abitazioni a causa dell'esondazione del rio Crinaccio e il rio Marsigliano. Anche a Gimarra l'acqua ha tracimato dal fosso, mentre a Monbaroccio il sindaco e le squadre attive sul territorio sono intervenuti in diverse zone per la rimozione di alberi sulle principali e secondarie vie di scorrimento, per frane e per straripamento del torrente Arzilla nell'area industriale. Intanto le previsioni meteo indicano un miglioramento del tempo a partire dalla serata di domani. Sì, e come avete sentito nel servizio, a Fano Sud si è allagato la statale a causa dell'esondazione del rio Crinaccio e del rio Marsigliano, allagato anche il nuovo sottopasso riqualificato di via Cappellini a Ponte Sasso. Sentiamo allora le interviste all'assessore Ilari, a un residente. Assessore Ilari, siamo a Ponte Sasso, via Lago di Varano, situazione abbastanza critica con l'acqua che ha cominciato a condensarsi e creare degli allagamenti. Prontamente siete intervenuti, qual è la situazione? La situazione è che abbiamo trovato un sacco di case e di piani interrati allagati. Abbiamo una situazione attuale di 10 persone che hanno bisogno di un ricovero per la notte, sono due famiglie attualmente, questo è il numero, e l'acqua chiaramente copiosa che è venuta giù dalle colline ha intasato le fogne, la rete fognaria, e quindi si è rivolta in strada per poi appunto allagare gli appartamenti e i recovery attrezzi e i garage degli abitanti appunto della frazione di Ponte Sasso. Siamo intervenuti prontamente grazie alla Protezione Civile che è sempre con noi, ai Vigili del Fuoco che stanno facendo un grande lavoro, il COC è aperto, quindi riusciremo a gestire l'emergenza. Siamo con Pierucci Tiziana qui a Ponte Sasso, situazione particolarmente critica visti gli allagamenti, come la signora che si è trovata a causa delle forti piogge la casa allagata. Com'è la situazione, signora, e quali sono stati i disagi che ha avuto? La situazione è stata molto brutta, dove io ho vissuto di nuovo l'alluvione del 2014 e praticamente ho visto di nuovo esondare e ho rivisto questa situazione. Mi sono molto agitata essendo da sola,
però diciamo che dopo d'un po', avendo fatto anche varie telefonate a chi mi poteva venire incontro, è arrivato il signor sindaco Ser Filippi, alle quale quando l'ho visto mi sono tranquillizzata, perché lui comunque mi ha tranquillizzato, e poi la Protezione Civile, che hanno fatto il tutto per potermi far stare tranquille, e ringrazio tutti. Ecco, ci ha raggiunti il sindaco di Fano, Luca Serfilippi. Sindaco, buonasera, ben trovato. Innanzitutto le chiedo qual è attualmente la situazione a Ponte Sasso, abbiamo sentito poco fa il servizio. Sì, attualmente ci sono ancora le squadre sia della Protezione Civile, sia dei Vigili del Fuoco, coordinati anche dalla Polizia Locale, che stanno liberando con le idrofore di fatto tutti gli scantinati allagati. Inoltre, al momento c'è la strada statale Adriatica Sud, nel tratto di Torrette Metaurilia, che è allagato, quindi sostanzialmente c'è un senso unico dove la Polizia Locale sta deviando verso Tombaccia, quindi da nord verso sud, verso Tombaccia e poi la strada di mezzo. Quindi puntiamo nelle prossime ore a ripristinare completamente la viabilità. Ecco, quali e quanti sono stati gli interventi effettuati? Allora, gli interventi sono stati più di 100 segnalazioni e 100 interventi. Abbiamo impiegato più di 100 volontari, tra volontari della Protezione Civile, del Cibic Le Mattei, della Polizia Locale, e ci tengo a ringraziarli insieme a tutti gli uffici comunali, perché è stato fatto un grandissimo lavoro di squadra insieme a tutto il COC, quindi veramente un ringraziamento sincero. E attualmente ci sono 10 sfollati, quindi 10 persone di Torrette, soprattutto di Ponte Sasso, che purtroppo abbiamo dovuto portare via dalle proprie abitazioni, diciamo da dove abitavano, quindi stanotte dormiranno nel centro di accoglienza allestito dal Cibic Le Mattei presso l'aeroporto, quindi un primo soccorso sicuramente molto importante che altri comuni non avevano ma che noi abbiamo. Ecco, prima di ricordare il numero delle emergenze, possiamo mandare comunque un messaggio di rassicurazione? Beh, assolutamente sì, direi che l'emergenza è stata gestita al meglio. Cioè, abbiamo cercato veramente di arrivare a tutte le segnalazioni, ci sono state una marea di interventi su strade, smottamenti, e naturalmente il lavoro proseguirà per questa notte, quindi lo 0721 887 911 rimarrà aperto per tutte le segnalazioni, la Polizia Locale rimarrà diciamo impiegata, anche diciamo i Vigili del Fuoco, che ringrazio, avranno più di 11 persone a disposizione, quindi i lavori sicuramente proseguiranno per tutta la notte per ripristinare gli ambienti. Per fortuna il meteo sembra che ci venga a nostro favore, quindi puntiamo a ripartire domani in normalità. Rimane comunque purtroppo tutte le problematiche legate a Ponte Sasso, Torrette, Metaurilia, che purtroppo non è possibile che ogni anno si ritrovano sotto l'acqua, quindi bisognerà prendere delle misure straordinarie e ci lavoreremo sicuramente da oggi pomeriggio. Sindaco, grazie, buon lavoro. Grazie a voi.